qui alla Mostra d'Oltremare per la sesta edizione di Quattro Zampe in Fiera. Anche quest'anno ci saranno torettatori, educatori, esperti del settore veterinari che ci daranno tantissimi momenti di riflessione e di formazione, ma soprattutto ci sarà tanto tanto divertimento e protagonisti, come sempre, i nostri amici a quattro zampe. Alessandra Aspesi, una delle responsabili del Quattro Zampe in Fiera, che ci spiegherà un po' quali sono le novità di quest'anno. Abbiamo introdotto un'area adozioni attraverso la Leida, che viene condotta dall'onorevole Brambilla, ci accompagnerà in tutte le tappe che restano, che sono Torino, Milano e Padova, oltre a questa di Napoli, e daremo quindi la possibilità ai cagnolini meno fortunati, ai gattini meno fortunati, di avere un momento di visibilità e magari trovare e incontrare un nuovo umano con il quale convivere. Anche possibilità di adozione, e dicevamo ci saranno tante altre tappe, non solo a Napoli ma anche Padova, Milano, Roma. La prossima tappa quale sarà e quali sono i progetti futuri per Quattro Zampe in Fiera? Allora, saremo a fine maggio a Torino, all'Oval, poi seguirà ad ottobre il 5 e 6 sempre la tappa di Milano, che ormai è storica, è la prima, che è nata nel 2013, e concluderemo il 2019 con la tappa di Padova, che è giunta alla sua quarta edizione. Ormai sono 7 anni di Quattro Zampe in Fiera con tutti i nostri amici visitatori. Napoli. Ci spiega un po' quali sono le novità di quest'anno a proposito proprio delle adozioni? La nostra presidente, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, ha in programma tantissime iniziative. Ha partito sicuramente già un bancale della Lidl, hanno fatto un accordo per tutta l'Italia che possiamo devolvere a canili e delle nostre zone che abbiamo scelto in base, diciamo, anche alle nostre conoscenze di difficoltà del territorio. E questa è una grossa iniziativa, una grossa vittoria. Penso che a breve verrà firmato anche un accordo come l'anno scorso con Italo per far viaggiare i cani in treno, soprattutto quelli che vengono adottati e che vanno a raggiungere le loro famiglie. Inoltre qui a Napoli come sezione abbiamo fatto un accordo con Ayoka, che chi adotta un nostro cane Leda, di alcuni canili che abbiamo in elenco o nostri volontari, ha diritto per i cani a 3 collettature e cani e gatti a 3 mesi di colchette. Abbiamo una super esperta che è operativa ormai da quanti anni? 10 anni, penso un po', e invece abbiamo una giovane leva che è operativa da un anno. Beh, una missione che è iniziata 30 anni fa in Italia, la scuola italiana cane e salvataggio è iniziato quest'anno, compie 30 anni e ha attualmente una media di circa 33 vite umane salvate. We'll be right back.
Gipsy al lavoro. Ecco, vedete, si ferma davanti alle macerie e qua dentro. E avverti che dentro c'è qualcosa. L'abbiamo salvato. Sì, facciamo lo shizzy, facciamo anche un applauso al signor Enzo. Grazie Enzo.